Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Music Production. Oggi vorrei parlare di un tema di un'importanza sconfinata e che, anche per esperienza personale, è incredibilmente sottovalutato, ovvero l'ascolto. Chiunque faccia questo mestiere sa che l'ascolto dovrebbe essere la prima cosa, la prima in assoluto. Senza un buon ascolto non puoi prendere le decisioni, perché qualsiasi cosa tu faccia è comunque distorta dal fatto di sentirla in maniera sbagliata o comunque diversa da quella che in realtà è. Per questo si investono così tanti soldi e gli studi molto, molto ben forniti e i sound engineer più preparati investono così tante risorse economiche e di conoscenza per avere un ascolto il più possibile fedele e appropriato, per sentire le cose come veramente sono e non sviate dalle caratteristiche delle casse o dell'acustica del posto. Il fatto è che, paradossalmente, questa che dovrebbe essere la cosa più importante, perché dopotutto che cosa te ne fai di cose estremamente costose come bellissimi compressori, equalizzatori, dei meravigliosi preamp, dei meravigliosi microfoni, se non hai un buon ascolto, se quello che stai facendo in sostanza viene comunque sviato dal tuo modo di sentire le cose? Non ha senso, giusto? Eppure, soprattutto per chi inizia, questa è una delle cose più sottovalutate in assoluto. E facciamo una parentesi, mi ci metto anch'io. Per tantissimi anni ho avuto un ascolto davvero sbagliato e solo in tempi recentissimi mi sono finalmente procurato un ascolto degno di questo nome. Come mai succede questo? Questa è una cosa di cui vorrei parlare un pochettino. Il punto è questo: moltissime persone si avvicinano a questa professione o a volte non per diventare professionisti, ma semplicemente per avere delle possibilità in più quando si tratta di registrare se stessi o la propria band o un po' di cose utili a quello che vogliono fare. Moltissimi si avvicinano a questa professione da amatori e restano amatori, e questo va benissimo, no? Ma chiunque, comunque, quando fa qualsiasi cosa vuole ottenere un risultato adeguato alle sue aspettative. E per quanto paradossale sia, come abbiamo appena detto, molto spesso l'ascolto è sottovalutato al 100%. Magari si investe molto tempo e molte risorse per comprare dei bei microfoni e una buona scheda audio, un buon computer per mixare, per registrare, per fare tutte le cose che volete, e anche quando si tratta di sostanzialmente di home recording con un portatile o una schedina audio, molto spesso si spende molto più in queste altre cose rispetto all'ascolto. E questo è strano. Come mai? Perché molto spesso le persone si approcciano a questo tipo di professione, a questo tipo di compiti o di intrattenimenti, anche perché molto spesso le persone lo fanno semplicemente per divertirsi, con davvero tanta superficialità nelle cose più importanti. Che cosa intendo con questo? Si spende tantissimo tempo a tentare di usare un programma anche nelle sue funzioni più intrinseche, più recondite, ok? Si spende così tanto tempo a cercare di capire come funziona un programma che ci si è appena procurati, diciamo così, e si spende così tanto tempo a cercare qual è la scheda audio migliore per le mie esigenze, qual è il microfono migliore per le mie esigenze o i microfoni migliori per le mie esigenze. Molto spesso si spende anche un sacco di tempo a cercare i cavi migliori. Tutte queste cose sono importanti, anche i cavi, e ne parleremo un giorno in un video, perché ho anche certe conoscenze a riguardo che mi hanno veramente aperto la mente e ve le porterò sul canale direttamente dalla persona in questione, con tutta probabilità. Comunque sia, tutte queste cose sono importanti, non è che non lo siano. Il problema è che dipendono tutte dai concetti di base. Tra i concetti di base c'è l'ascolto. È veramente la primissima cosa, lo continueremo a ripetere durante questo video, ragazzi, perché deve entrare in testa alle persone. Io ne sono la prova, ci è voluto un bel po' perché mi entrassero in testa queste cose. Perché? Perché avere un buon ascolto è difficile, richiede un dispendio di risorse, di tempo, di progettazione che molte persone semplicemente non hanno voglia di affrontare. Sia chiaro, non serve spendere chissà quanto, serve spendere i soldi in maniera appropriata. E spendere i soldi in maniera appropriata quando si tratta di ascolto è una cosa che ho notato che le persone fanno con difficoltà, e io ero uno di questi.
Quindi come ovviare a questa cosa? Ragazzi, ci sono anche alcune cose che vanno prese in considerazione. La maggior parte delle persone non ha un qualcosa di appropriato già da subito per ascoltare dell'audio in maniera adeguata. Come abbiamo detto, ci vuole tanto tempo e la situazione più comune è uno che nella propria camera o nel proprio salotto ha un computer e vuole cominciare a registrarsi perché magari suona la chitarra o il basso o magari suona la batteria e nella stanza dove ha la batteria vuole mettere una scheda audio con ingressi sufficienti e un computerino per potersi registrare. Queste situazioni nella stragrande maggioranza dei casi non sono acusticamente valide. Il che vuol dire che va investito tempo e risorse per renderla valida questa cosa e questa cosa rompe le balle. Ci sono anche dei casi in cui purtroppo questa cosa non si può neanche fare perché magari non hai la possibilità di trattare acusticamente la stanza. Allo stato attuale delle cose quindi che cosa vi consiglio? Ed è questa la cosa principale di cui parleremo. Se non avete la possibilità di avere una stanza che risponda sufficientemente bene e quindi magari non ha molto senso investire in monitor di altissima qualità, cercate di fare il più possibile per procurarvi delle buone cuffie. Fermi tutti, lo so che molti colleghi adesso probabilmente già metteranno un dislike al video perché le cuffie non sono appropriate per mixare. Lo so benissimo, ragazzi, le cuffie sono una cosa aggiuntiva. Non si dovrebbe mai mixare soltanto con le cuffie, perché le cuffie, molto semplicemente, tendono a mentire, ok? Creano uno spazio artificiale direttamente sulle tue orecchie che non è quello dell'ascoltatore nella maggior parte dei casi. Le cuffie cambiano tantissimo da cuffia a cuffia. Pensate quanto possono variare delle cuffie che ogni singolo componente della loro costruzione risulterà in un suono diverso. Le cuffie sono diversissime l'una dall'altra a seconda dei tipi, a seconda della risposta in frequenza che hanno. È davvero un mondo molto complicato. Nonostante questo, però, sempre meglio avere una situazione in cui isoli l'acustica circostante quando l'acustica circostante ti rema contro in maniera davvero importantissima. Alla fin dei conti, se vi riuscite ad abituare a mixare con le cuffie nel senso di compensare quanto le cuffie in realtà ti stanno mentendo, ascoltando i mix fatti magari in macchina che per qualche ragione, e ne parleremo anche questo in un futuro video, viene usato come riferimento per sentire se le cose suonano bene o no. Il motivo è che le macchine hanno un impianto audio che è progettato per lo spazio in cui viene messo, ok? A meno che non si tratti di un qualcosa di veramente schifoso, la maggior parte delle auto moderne hanno un impianto che è abbastanza dignitoso e uno spazio acustico interno che è pensato per la musica, molto spesso, ok? L'abitacolo è progettato anche per la riproduzione di musica attraverso un impianto all'interno della macchina. Questo è il motivo per cui si usa molto spesso la macchina come riferimento esterno. Quindi alla fine, se non avete davvero la possibilità di avere un paio di monitor decenti in un ambiente decente, investite in un buon paio di cuffie, ok? Ci sono tanti tipi di cuffie, magari in un futuro video ve ne consiglierò anche qualcuno per quello che è la mia esperienza, però se fate una rapida ricerca su internet ci sono un po' di modelli blasonati che tutti trovano essere molto buoni, molto efficaci e che rispondono alle loro necessità. Sappiate però anche un'altra cosa: le cuffie sono molto personali. Io mi sono ritrovato malissimo con delle cuffie che altri colleghi o altre persone adoravano e mi sono ritrovato molto bene con cuffie che altri disprezzavano profondamente. Ok? Le cuffie sono estremamente soggettive, quindi se dovete investire un pochettino di tempo e di denaro, cercate di fare le vostre scelte per arrivare alla cuffia che vi rende la vita più facile, ok? E ce ne sono tantissime, si possono fare tantissime scelte, ma fatele. Se avete accesso anche a un posto in cui le cuffie le potete sentire prima di acquistarle, vale la pena davvero. Molto semplicemente dovete cercare di avere un riferimento che vi è consono, che in cui riuscite a distinguere bene quello che sta succedendo all'interno della musica e che vi dà una sensazione grosso modo positiva,
ok? Non ci si può aspettare dalle cuffie di essere fedeli al 100%, purtroppo è questa la mia esperienza, magari qualcuno la pensa diversamente, ma nella mia esperienza è così. Però si può fare molto per avere un paio di cuffie che, se non altro, sono dignitose e riescono più o meno a servire le tue esigenze. Servirà sempre un altro riferimento, ragazzi, e la macchina, l'auto di solito è quello che vale per tutti, però sappiate che in una maniera o nell'altra le cuffie possono fare al vostro caso, ok? Direi che è tutto, ragazzi, per questo primo discorso. Dell'ascolto ne parleremo ancora un bel po', però è il consiglio che sento di darvi, ok? Ma il consiglio alla base di tutto è che l'ascolto è davvero la prima cosa, quindi fate tutto ciò che è in vostro potere fare per avere un buon ascolto prima di qualunque altra cosa. Non vi mettete a comprare plugin, preamp, equalizzatori, compressori, qualsiasi altra cosa prima di avere un ascolto decente, ok? È la numero uno della lista e dovete sempre ricordarvelo. E avete davanti uno che per tanti anni se l'è dimenticato, facendo un errore clamoroso. D'accordo, ragazzi? Direi che per oggi potrebbe anche essere tutto, ok? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, continuiamo un po' qui sotto la discussione se vi va. Nel mentre, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale se volete e lasciate un like a questo video se pensate che abbia fatto un buon lavoro e se vi sta piacendo questa serie Vita da Studio. Noi, ragazzi, direi che ci vediamo alla prossima volta, per oggi è tutto, alla prossima!